fatto di incertezze, fatto di insuccessi soprattutto, ma loro quello, perché è stimolante, perché si immagina, ma soprattutto si costruisce il futuro. La Luna ha sempre affascinato l'umanità e io adesso vi faccio vedere come ci siamo arrivati, con una ricostruzione fatta al computer di oggi, alla computer grafica di oggi, perché ci sono cose che ovviamente non abbiamo visto, ma non abbiamo visto non solo per i limiti tecnici di allora, ma anche perché era proprio impossibile vedere l'astronave che atterrava sulla Luna dall'esterno. E la cosa fondamentale, secondo me, da vecchio ricercatore, è la passione. Quindi il professor Trifoni nel 1967, quindi agli albori della forse il più importante movimento studentesco nella storia, era pioniere di questo dialogo tra studenti e docenti che, posso dire, tutt'oggi vive, è continuo e che punta esclusivamente al miglioramento della nostra università. Big Bang come si può pronunciare? I don't know. Quando il cine... ma stava qua da Essere membri delle cosiddette fraternity, le fratellanze degli studenti, e soprattutto non possono alloggiare sul campus, devono andarselo a cercare altrove l'alloggio.